17° sabato di proteste contro il Green Pass a Milano. Le regole sono chiare, non ci si può muovere, manifestazioni solo in forma statica. Sono riusciti ad arrivare in Piazza Duomo e questo è il cordone delle forze dell'ordine. Ancora dentro qualcosa di giurassico. Unico episodio di disobbedienza nel primo weekend con le nuove direttive del Viminale che nel resto d'Italia hanno spento la protesta. Che il popolo non deve temere il proprio governo, ma il governo a dover temere il popolo! A Roma erano meno di 1000. È la scienza, bellezza! Vedete, questo è il cordone di polizia che da Circo Massimo contiene i manifestanti in direzione dei palazzi. Andrei a protestare direttamente là perché non riconosco né la Morgese, né Draghi, né Mattarella. Sono delle merde! Giuliano Castellino è un eroe del popolo! Entro breve, se non ci svegliamo e blocchiamo il paese, ci ammazzano tutti! A Milano c'è una star mondiale a radunare 3000 no pass all'Arco della Pace. Robert Francis Kennedy Jr., figlio di Bobby, nipote di JFK, è uno dei leader mondiali del movimento Novax. Come mai siete qui? Per Robert Kennedy, che dice la verità, cose che non dice la TV, i giornalisti vi siete vendute, mi dispiace. I think to give this vaccine to children is criminal, as the children have no risk from COVID. Dobbiamo mandare via Draghi. Sì, io ho 82 anni, sono sempre stata bene, faccio il vaccino. Fino poi magari sto male, no? Come sta andando lo shopping? Da 2 ore che purtroppo non è entrato più nessuno. Stavamo anche lavorando prima dell'arrivo dei No Green Pass. E... l'atmosfera natalizia no, però almeno non ci sono questi rompiscatole che ti rovinano il lavoro.